Vieni qua! E adesso la vendetta del grandioso Jason. Mi metto la maschera per assistere alla tua morte. Benvenuti, benvenuti in una nuova partita di venerdì 13. Siamo nella casa di Tommy Jarvis e per questa occasione il vostro Jason si è vestito a puntino, una maschera proprio confezionata per voi, che adesso però mi tolgo perché dopo un po' inizia a dare fastidio. Ci siete? Pronto? Ci siete tutti? Sono al bar. Emily, mi dispiace, invece io vi aspetto proprio qui nella casa di Tommy Jarvis. E ho appena distrutto una radio, non pensavo neanche di poter fare cose del genere. Però si dà il caso che qui in questa casa ci siano dei segreti nascosti. Questa dovrebbe essere la casa del più grande eroe di venerdì 13, il vostro amico Tommy. Ma sapete che c'è? Secondo me, visto che siamo a casa sua, è anche il caso di invitarlo, Tommy. Quindi magari... No, qualcuno di voi dovrebbe morire, no? Secondo me non c'è bisogno di invitarlo, no. Ma assolutamente no. Invece penso che sia una bella idea e quindi verrò a cercare qualcuno di voi. So che siete curiosi di vedere la villa di Tommy e quindi so che qualcuno di voi si sta girando qua intorno in questo momento. A me non interessa, sinceramente. Non la voglio neanche vedere, proprio. Sono dalla parte opposta. Invece non è vero, perché io so che qualcuno di voi... Oh, ma di là c'è una casa ancora più grande! Ma quante case ha? Cioè, ma è ricco! Mi sa che quella dove ero io era tipo una baita secondaria! E invece quella principale, questa villa, è la sua casa più grande! Hai capito, Tommy, si tratta bene! E guarda un po' chi c'è dentro la casa, però... Qualcuno... Mi sa che c'è qualcuno qui, No, non c'è nessuno! Secondo me c'è Stefanotto qua dentro. È Fere quella lì, è Fere. Si è nascosta dentro un armadio. Io sono molto lontana dalla casa di Jarvis. Brutto zozzo, sei scappato? Sei scappato? No, io sono sempre nello stesso posto. Sento rumori! Non è vero. Cosa sta succedendo? Mi sto spaventando. Ma non lo so. Hai paura? Io l'ho visto, era qua dentro. Ma è ancora la... Sei nella... No, aspetta, ora dobbiamo venire a patti. Lo stai confondendo. Mi sta confondendo e io ho capito perché. Perché c'è una parte sotto nella casa. No, l'ho scoperto. Guarda che cioccione era lì. Nella parte sotterranea. Però adesso non sei qui. Sì, sei ancora sono, qui. Sono risalito. Aspetta un attimo, fammi esplorare questo scantinato. Vai, esplora pure, io mentre me ne vado. No, dai, non va. Ma che cioccio. Mi occupo di Stefanotto in costume. Vieni qua. Allora, sono il bagnino di qui. Vieni. Le schivo. No. Vieni qua, ti dico. Mamma mia, guarda che mi fai arrabbiare. Stiamo andando nella giusta direzione. Mi fai arrabbiare. Guarda allora. Chi c'è qua. Come vi permettete di venire tutti qua? Vabbè. Mi ha tirato un raggio. Mi fa furibondare. Dov'è la mia maschera? Mi fai arrabbiare di più. Me la metto di nuovo. Divento cattivo. Divento furibondo. Ma che stai strisciando tu a fare? Sono qua dietro di te, ma cosa mi combini? Mi stavo riposando, ti stai riposando? Ti aiuto a riposare. Vieni qua. Non c'è bisogno. Sei inciampato, ti stai stancando. Ma questi razzi dove li avete presi? Volete festeggiare la nuova casa? C'era un discount. Certo. Fate arrabbiare, mi fate, guarda che io te lo dico, se mi fate arrabbiare così, poi arriva la mia mamma, mi dice di picchiarvi più forte ed io lo faccio. Vieni qua. Mamma mia! Aiuto! Ti avevo preso, ma tu sei sfuggito! Io adesso sono sulle tue tracce, ho intenzione di essere cattivo il più possibile. Stai scappando da questa casa, vero? No! No? Mi stai aspettando qua dentro? Sì, hai messo una trappolina piccolina! Pensi... Non ho bisogno di scappare! Pensi che io sia così stupido? E invece non lo sono! Adesso ti faccio il giro e ti prendo dall'altra parte! Oh no, c'è un'altra porta, non l'avevo vista. Bene. Ti sei fatto male? Ho sentito un rumore di dolore. Sto benissimo. Stai bene? Sei sicuro? Non è che vuoi scappare magari? Vuoi darti alla fuga? Guarda che io entro prima o poi, Ma tu non vuoi esplorare la casa di Tommy? Sì, voglio. Però sai cos'è? Anche ucciderti ha il suo fascino. No? Ho capito. Sì. Hai ragione. Eccoti qua, piccolo. Io sono famoso come bagnino, tu non lo sai?
Ma sono famosissimo. E quindi picchi duro, sei un bagnino forte. Esatto, mi vuoi sfidare? Sì, cioè, ti voglio sfidare, vieni qua, vieni, vieni. Ok, ma okay, adesso arrivo, aspetta che scappo un altro po'. T'ho preso, brutto, ciozzoso. Ma io ho il coltellino. Il coltellino. Ma dimmi te. Ma quanto mi fa arrabbiare quando tira fuori il coltellino. Tira fuori la mia parte crudele. Dove sei scappato? Sei fuggito via? Sì. Ma questo mi fa arrabbiare ancora di più, eh. Ma arrabbiati quanto vuoi, io devo mettere scappo. E mi arrabbio io, mi sto arrabbiando. E mi sono arrabbiato. Vieni qua. E adesso la vendetta del grandioso Jason. Mi metto la maschera per assistere alla tua morte. Bella. Bene. Il primo è andato doloroso. È andato, mi fa piacere, mi fa molto piacere. Adesso ne rimangono due. Due pusillanimi che so già. Saranno sicuramente andate a esplorare la nuova casa. Comunque dopo la voglio esplorare anch'io, perché vi dico, uccidere è bello, ma esplorare è ancora più bello. Aia, qualcuno mi ha lasciato una trappola e mi fa... Anche questo mi fa arrabbiare. Mi fa arrabbiare. È quella, è la mia, sì. È quella di prima. Ah, è la tua di prima. Allora devi prenderla prima, così magari sopravvivevo. Mi dispiace. Però, se ti fa sentire più contento... E penso che qui ci sia qualcuno, penso. Vieni qua. Io la casa di Jarvis ancora non l'ho vista, neanche da fuori. Non è giusta questa allora cosa. Allora ti porto. Se vuoi ti faccio fare un tour. Che ne no, pensi? No, non me lo fai fare un tour. Ti prometto che ti faccio fare un tour. Non mi fido. Vieni, andiamo, ti porto. Dov'è la casa? Fammi vedere. Questi coltellini. Ti ho mamma. Regalato un coltellino in segno di amicizia. Mi ha fatto arrabbiare però questo tuo regalo. Mi ha fatto arrabbiare. Ma allora non ti piacciono i regali, no. Cioè, ti fanno arrabbiare le trappole, ti fanno arrabbiare i coltellini, sì. Che bisogna fare? Bisogna che adesso ti uccido, così non mi arrabbio più. Risparmiami. Allora andiamo insieme a vedere la casa. Dai, sono curioso. Andiamo. Smettila di tirarmi petardi. Oh mamma mia. Ma allora mi volete fare veramente arrabbiare però, eh. Hai iniziato tu a cercare di uccidermi. Allora non ti uccido. Andiamo a vedere la casa. Ti aspetto là. Però ce ne sono due. E io non l'ho capito questo fatto. Questa è quella fatto. Brutta. Devi andare nell'altra. Dici che è l'altra. Ok, allora andiamo gigante. Nell'altra. Anna, vieni pure tu, va bene? Non mi fido tanto. Non uccido nessuno. Allora prometto che quando deciderò di uccidere, ve lo farò sapere io. Ok. Però aspettate, vi devo difendere d'avvocato. Vi deve avvisare almeno 15 secondi prima. Va bene. Guarda, neanche apre le porte. E non le posso, loro le chiudono. Non ha rispetto per le case altrui. Allora. Io stavo lontanissimo. Ok, ci sono. Benissimo, allora già la prima cosa che vedo è che Tommy Jarvis aveva un orsetto qua. Ok. Questo orsetto è già lì. Non mi sembra una cosa tipica di Tommy Jarvis, un orsacchiotto, ti dico la verità. Poi però so che in questa casa dovrebbero esserci nascosti degli oggetti chiave. E se funziona come funzionava nella casa di Tommy, di Jason, probabilmente se noi li guardiamo in sequenza dovrebbe partire qualche evento. È interessante. Dici? Secondo me sì. Bisogna riuscire a individuare, voi che avete le luci aiutatemi a esplorare. Bisogna riuscire ad individuare quali sono questi oggetti. Secondo me uno è sicuramente l'orsacchiotto. Provate un po' a guardarlo, vedete se, tipo stando con la visuale fissa sull'orso, se per caso fa qualche zoomata senza muovere nulla. Oh mio Dio, è vero! Ma questa roba è inquietantissima! Praticamente qua c'è una specie di stanza che dovrebbe essere come... Oh mio Dio, mi si è attivata un'abilità proprio mentre ero qua dentro! L'abilità rabbia! Ma c'era l'abilità rabbia! Non ho idea, mi viene il dubbio. A me pure viene il dubbio, no, perché scusa, non è la 4, è un'altra abilità! Un'altra ancora? Sì, che tipo mi si è attivata qua mentre guardavo. Mo magari stiamo dicendo una cavolata. Però io sono sicuro, io non l'ho mai vista. Praticamente sono entrato in questa stanza. È una specie di workshop delle maschere. Come se qualcuno stesse dipingendo delle maschere. Vedi, ci sono i colori, la stampante in 3D probabilmente. Un sacco di roba strana. E tipo, io sono entrato qua dentro, ho guardato. E ora mi si è attivata un'abilità che si chiama rabbia. E non so se tipo se ti prendo succede qualcosa. Succede qualcosa? Non lo so. Provo a usarla. Comunque scusa se ti ho spalmato sul muro. Non succede oh, niente. Dio. Non lo volevo fare, è stato un misclick. Ho miscliccato. Succede qualche volta nella Io volevo solo vedere le maschere, sinceramente. Allora, aspettate un attimo. Intanto qua bisogna concludere quello che si è iniziato. Quindi mi rimane Anna. Io non la voglio lasciare da sola qua, triste, poverina, no?
Cioè, mi sembra un po' una crudeltà. Tu cosa ne dici, Steffi il Magnifico? Che secondo me si è arrabbiato perché non hai trovato nulla e ti vuoi sfogare su noi poveretti. È vero, esatto, questo è vero. Non è giusto. Secondo me invece è molto giusta come cosa. Quindi andrò qui dentro che mi sembrava di sentire... Ma questa non è Anna. Una radio una accesa radio. Mi ha intrigato. Ma mi arrabbio io. L'ho spaccata. L'ho lasciata accesa io prima. Che cattiveria. Sì, l'ho fatta apposta. Questa mi fa anche arrabbiare come cosa. Ah, però ho visto dove è Anna. Ho visto dove è Anna. Ai 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 ai. E di nuovo nella casa. Ma quanto vi piace questa casa magica? Vi bella. Attira, vi attira molto come casa. Bene, bene. E allora ci vengo di nuovo anche io. Magari che Anna sta trovando qualche segreto in questa casa. No, non c'è niente, casa. L'ho già lasciata perché è una casa bruttissima. Poi le porte tutte rotte. No, 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 non la comprerei mai. Non è che ti sei nascosta sotto qualche letto? Letti, no, no, no. Io ho sentito un rumore. Secondo me sì. E anche io l'ho sentito, bravo Steph. L'ho sentito anch'io. Metto una trappolina così che... Hai lei dietro di me, io la sento, dov'è? È nascosta qui. Dove è nascosta? Secondo me si è nascosta tipo in un armadio. La sento ma non la vedo. È qua secondo me, è qua. No, secondo non è me vero. Oh, l'abbiamo beccata! Ragazzi, nella casa di Tommy abbiamo trovato cose strane, ma purtroppo nessuna di quelle ha preso forma, come mi aspettavo. Io pensavo che succedesse qualcosa con Jason, non lo so, mi aspettavo qualcosa di più inquietante. Sapete com'è? Qualcosa che fosse, diciamo, adatto alla mia maschera bellissima. E invece... secondo me però c'è qualcosa di altro nascosto. Quindi fateci sapere nei commenti se voi avete qualche traccia da seguire, se avete notato qualcosa di strano. E per questa volta direi che possiamo chiudere qua. Da Lion, Steph, Fer ed Anna, out!